conquisterà. Pollyanna che con la sua dolcezza regala tenerezza e il cuore ti aprirà. Semplici parole, buone parole, buona volontà. Pollyanna che con il suo cuore risveglia il buon umore e dà serenità. La ringrazio molto, Mrs. Carew, ma non posso venire con lei. Ma James! Oh. Ecco, non posso venire perché deve ammetterlo, non sono io il bambino che vorrebbe veramente avere con sé. Lei non potrà mai volermi bene perché ama solo il vero Jamie. Ormai ne sono sicuro, Mrs. Carew. Purtroppo, sono un altro Jamie, io non sono il suo. Ascoltami, James. Anche sapendo che potresti essere un altro bambino, la signora è disposta a prendersi cura di te. Ricordi che io purtroppo non ho la salute e l'allegria degli altri bambini. Non posso nemmeno camminare. Se lei mi amasse come mamma, non me ne importerebbe, ma dato che non è così, non mi sembra una buona cosa che lei si prenda cura di me. Io non voglio venire con lei. Io non sono il suo Jamie. Su, vieni, andiamo, Pollyanna. Ma io... Coraggio, su, obbedisci. Ci scusi tanto, signora. Un momento, signora. Oh. Aspettami, zia. Arrivederci, James. Arrivederci. Arrivederci, cara. Che stupido sei stato, hai buttato via un'occasione unica. Non fare così, Jamie. Aspettavamo. Allora cosa fa il bambino? Non metterà mai piede qui. Sapessi, quel bambino ancora è impossibile. Bridget, è assolutamente impensabile che possa trattarsi del mio Jamie. Che tristezza. Non faccia così. Si può sapere perché è così triste, signorina? Dica, cosa è successo? Il fatto è che non riesco proprio a capire perché James abbia rifiutato l'offerta di Mrs. Carew che gli proponeva di venire a stare qui con lei. Santo cielo, ma è stato veramente lui a rifiutare?
Che bambino maleducato. Allora la signora una volta tanto ha ragione ad essere così arrabbiata. Ho paura che ci vorrà un po' stavolta prima che si riprenda. Ma cosa stai dicendo, Susie? Comunque, Bridget, la colpa è tutta mia stavolta. Sono stata io a costringere la zia a questo passo. Lei non era convinta. Povera me. Ma no, lei non deve ritenersi responsabile. È stata soltanto una vicenda sfortunata. Anche il piccolo James avrà i suoi buoni motivi per rifiutare. Deve ammettere che è stata un'offerta improvvisa. Può essere rimasto turbato. E può darsi che abbia rifiutato proprio per questo. Vorrei tanto poterlo credere. Io sono certa che è così. Quindi lei non deve preoccuparsi per quanto è accaduto oggi. Ma certamente, sono sicura che si risolverà tutto. La signora e il signorino James sanno benissimo quanto lei sia buona e quanto bene voglia ad entrambi. Mary ha ragione. E guardi, signorina, che se continua a tenere il broncio finiremo con l'intristirci anche noi. Ora è passato tutto, grazie Bridget. Temo che la signora non si senta molto bene stasera e siccome non ha intenzione di cenare ha chiesto che lei venga servita da sola prima che diventi tardi. È per via di quel che è successo oggi che adesso non si sente bene, vero? Ma no, signorina, non sia così tragica. Sa, la signora è abituata a non muoversi da casa e l'uscita di oggi deve averla stancata un po'. Sono certa che domani starà di nuovo bene. Una bella dormita la rimetterà a posto, ne sono certa. Contrariamente alle previsioni di Bridget, Mrs. Carew non si sarebbe alzata nemmeno l'indomani per colazione. Non solo, ma non voleva neanche vedere me, che nel frattempo mi stavo tormentando con i miei sensi di colpa. Tutto questo pasticcio è nato per colpa mia, ma a questo punto che cosa posso fare? Non è stata colpa tua, credimi, Pollyanna. Vorrei tanto poterti credere, Della. Devi capire, Pollyanna, che mia sorella non è abituata a vedere ignorare i propri inviti o a sentirsi rifiutare qualcosa. Lo ritiene impensabile, perché non si aspettava neppure lontanamente che James respingesse la sua offerta. E questo l'ha turbata. Ma allora, se James cambiasse idea e decidesse di venire, tornerebbe subito di buon umore. Non credo che migliorerebbe la situazione. Ne sei convinta? Sì. Perché dato che James ha rifiutato subito, se adesso cambiasse idea, Ruth probabilmente si risentirebbe ancora di più. Mia sorella ha un temperamento molto difficile. È meglio che tu la lasci in pace finché non le sarà passata. Che peccato. Ieri ero proprio convinta che sarebbe andato tutto per il meglio. Mi dispiace molto che ti sia presa così a cuore questa faccenda. Molto bene, Pollyanna, e congratulazioni. Ormai puoi tornare tranquillamente a Beldisville se lo desideri. Cosa? Le mie congratulazioni, Pollyanna. Sono certa che il dottor Chilton e tua zia Polly ne saranno entusiasti. Come sono felice, Della! Oh, che bellezza! Non so come ringraziarvi. Siete stati tutti così carini. E io sono felice che tu sia guarita così in fretta. È tutto merito suo, le sono tanto grata, dottor Ames. Che cosa c'è? Perché hai l'aria così triste? Ora puoi tornare a casa se vuoi. Beh, ecco, io sono felice di essere completamente guarita, ma non posso andarmene lasciando Mrs. Carew in quello stato. Cosa? Pollyanna, non preoccuparti per mia sorella. Ci siamo io, il dottor Ames, la signora Bridget e tutti gli altri per starle vicino ed aiutarla. Ma tu mi avevi detto che negli ultimi 6 anni non aveva fatto altro che starsene da sola in casa per giornate intere. Beh, sì, è vero. Per questo ero così ansiosa di trovare il suo piccolo Jamie al più presto. E non volevo andarmene finché non l'avessi trovato. Comunque, a quanto pare, non ho fatto altro che renderla ancora più infelice e depressa di prima. E quindi... Ma che cosa dici, cara? Credimi, ti stai sbagliando, Pollyanna. Mrs. Carew è stata pressoché segregata in casa negli ultimi 6 anni, ma grazie a te
ultimamente è andata in chiesa, al parco. Ormai è molto cambiata e tu non devi più preoccuparti per lei, Pollyanna. Lo pensa davvero, dottor Ames? Ma certamente, piccola mia. E poi a Beldisville ti stanno aspettando con grande impazienza. Perché tardare ancora? Ti sei già dimenticata dei tuoi cari che ti stanno aspettando? Cos'è successo, Polly? Si può sapere perché sei così agitata? Oh, sapessi, caro, Pollyanna. Pollyanna sta per ritornare a casa. Eh? Proprio così, caro. Mi ha appena telefonato il dottor Ames per dirmi che dalla settimana prossima potrà sospendere la terapia. Accidenti, questa sì che è una bella notizia. Io ero convinta che la terapia dovesse durare molto più a lungo. E invece, pensa un po', Thomas, ha rimandato la partenza soltanto per una questione di cortesia. Oh, non immagini come sia felice, caro. Tra qualche giorno Pollyanna sarà di nuovo a casa, capisci? Anche se noi due ci siamo sentiti un po' soli senza di lei, è stata una buona idea averla mandata a Boston. Già. Ora mi vergogno di essermi opposta con tanta ostinazione alla sua partenza. Beh, è naturale. Per come stavano andando le cose allora era abbastanza comprensibile che tu non fossi d'accordo che se ne andasse. A dire il vero, se Pollyanna non avesse insistito, anch'io avevo in mente di rifiutare, anche se la sua guarigione sarebbe stata molto più lenta. È stata una fortuna che Mrs. Carew si sia prestata ad ospitare Pollyanna e poi è stata così gentile con lei. Dalle lettere che mi ha scritto era entusiasta della sua ospite e di poter andare in ospedale tutti i giorni. Oh, non so come potrò mai ringraziare Mrs. Carew per tutto quello che ha fatto. Finalmente, tra qualche giorno la nostra Pollyanna sarà di nuovo a casa. Sì, cara, è davvero meraviglioso avere ancora quella bambina qui con noi. Oh, tesoro. Come, non vuol tornare a casa? Proprio così. Pollyanna è convinta di non potersene andare lasciando mia sorella da sola e per di più in quello stato di depressione. Io invece vorrei tanto che Pollyanna tornasse a Beldisvin al più presto e senza preoccupazioni. Per questo sono ancora più seccata per l'atteggiamento egoistico di mia sorella. In ogni caso, lei deve assolutamente parlare con Mrs. Carew e se le servisse una mano, conti pure su di me. La ringrazio, dottor Ames, è davvero molto gentile. Mi spiace molto, ma la signora ha detto che non vuole vedere assolutamente nessuno per il momento. Oh, senti, Mary, io non sono una persona qualsiasi, quindi vado. Ma, Miss Della, la prego, la signora ha dato preciso ordine di non fare passare nessuno tranne Mrs. Bridget. Non ti devi preoccupare per questo, Mary. Se vorrà fare una scenata, dovrà prendersela solo ed esclusivamente con me. Questo è il modo di entrare, Bridget. Sono tua sorella, come vedi. Allora, si può sapere che cosa ci fai tu qui? Perché sei entrata in quel modo? Che importa, Ruth, tanto ormai sono qui. Perché fai stare tanto in pena Pollyanna? E tu sei venuta fin qui per questo? Avevo detto a Mary di non far passare assolutamente nessuno. Vorrei sapere come mai ti è lasciata salire. Infatti Mary non voleva farmi salire, ma io sono riuscita a sfuggirle e così eccomi qua, sorellina, che tu lo voglia o no. Ascoltami, Ruth. So bene quello che è successo ieri, perché Pollyanna mi ha raccontato tutto. Oh, per favore, non vorrai parlarmi di Jamie ora? Ma scusa, Ruth. Non ti sarai scomodata a venire qui per questo? Forse non ci crederai, ma capisco perfettamente che cosa provi. Se fossi al tuo posto, penso che anch'io troverei intollerabile una cosa del genere. Davvero, Della? Tuttavia, voglio dirti una cosa. Pollyanna non ne ha assolutamente colpa. Ha agito a quel modo pensando esclusivamente al tuo bene. E adesso si sta tormentando perché è convinta di averti resa più infelice di prima, anche se ormai a questo punto potrebbe tornarsene tranquillamente dai suoi a Beldisville. Oh, vuoi dire che ha deciso di andarsene? Sì, ormai è completamente guarita. Può tornare a casa settimana prossima. Davvero? Ha fatto molto in fretta a guarire. Sì, è stata davvero molto brava.
Ma adesso, invece di rallegrarsi per la sua guarigione, non fa che piangere, dicendo che non può andarsene lasciandoti in questo stato. Quando dottor Ames l'ha salutata, lei non è nemmeno riuscita a sorridere. Te lo chiedo per favore, Ruth. Basterebbero 3 o 4 giorni. Anche se stai soffrendo molto, dovresti cercare di comportarti allegramente con Pollyanna, così che possa tornarsene a casa tranquilla. Sono sicura, Ruth, che questi giorni con lei farebbero bene anche a te. Oh, che bello! Molto piacere di conoscerla, Mrs. Gerio. Lo sa, il mio nome è Pollyanna. Pollyanna Whittier. Il piacere è mio. Mi sembra di vivere in un sogno. Non immaginavo che la sorella della mia amica Della fosse tanto ricca e che vivesse in una casa così bella da sembrare un castello. E poi lei è così bella. Tante sorprese in una volta sola mi faranno andare in confusione. Ma che stupidaggini sono queste? E io che mi sono data tanta pena per te. È terribile ripetere un'esperienza simile per così poco. Credevo di impazzire, tanto è stato lo spavento che mi hai fatto prendere, Pollyanna. Ma allora vuol dire che lei mi vuole bene? Ah, che bello! Sono così contenta, non riesco a trattenermi dalla gioia. Ci siamo incontrate soltanto ieri per la prima volta e oggi scopro che lei si è già affezionata a me. Oh. Eh sì, lei è veramente una persona molto buona e generosa. E io sono così contenta di averla potuta conoscere venendo a Boston. Grazie di cuore, grazie, grazie davvero. Piccola Pollyanna. Ma la sua non si può chiamare vita. Lo so, eppure è così, Pollyanna. Ma per quale motivo? Io non riesco a capire. Perché si è ridotta a vivere in questo modo? È un peccato, Mrs. Gerio. Cosa dici, Pollyanna? Come posso fare ad aiutarla? Non so proprio come fare a giocare al gioco della felicità con lei, che è già tutto ciò che si può desiderare. Come faccio a trovare qualcosa per farla tornare felice? Pollyanna, grazie infinite, Pollyanna. Oh, Mrs. Gerio, solo ora capisco che Della aveva ragione. Deve essere veramente terribile vivere per 6 lunghi anni una vita triste, solitaria e senza speranze per il futuro. Zia Ruth, devi smetterla una buona volta di continuare a pensare che il tuo nipotino sia morto. Se, come mi hai detto, non ci sono prove certe che dimostrino la sua morte, per quale motivo non dovrebbe essere ancora vivo? Ah, ho trovato! Adesso puoi giocare anche tu al gioco della felicità, visto che il tuo desiderio più grande è quello di ritrovare Jamie. Tu credi davvero? Ma certo! Sono sicurissima che troveremo il tuo Jamie prima o poi. Vedrai, zia Ruth, d'ora in avanti ogni nuovo giorno ti porterà più vicino al momento in cui finalmente potrai riabbracciare Jamie. Basterà che ogni mattina tu pensi di avere un giorno in meno da aspettare. Sono certa che in questo modo ritroverai la felicità e saprai di nuovo sorridere alla vita. Bene, Della, daremo una festa d'addio. Eh? Pollyanna ha fatto molto per riuscire a cambiare le mie abitudini. Mi ha portata in chiesa, passeggio nel parco, e in questo modo mi sono lasciata conquistare dall'idea che avrei potuto ritrovare Jamie. E il tempo è passato più velocemente. Dopo tanti anni di dolore e di angoscia,
Non immaginavo certo che sarei stata ancora capace di provare un po' di entusiasmo per la vita. E tutto questo lo devo a quella bambina deliziosa. Non credo alle mie orecchie, Ruth. Una volta che se ne sarà andata, mi sentirò di nuovo estremamente sola. Però questa volta, Della, mi dedicherò alla ricerca di Jamie con tutte le mie forze. Oh. Lo farò personalmente, senza delegare ad altri questo impegno. E così facendo, ritroverò la volontà di vivere. E potrò finalmente essere felice. Oh, sì, sarà proprio così come dici. Ed è proprio per questo motivo che ho intenzione di festeggiare in allegria la partenza di Pollyanna. Inviteremo il dottor Ames, sua moglie e i suoi colleghi che sono stati tanto gentili con Pollyanna, e poi anche i vicini. E dopo i festeggiamenti ho deciso anche di fare un bel giro per la città. Intendi dire un giro per Boston? Ma come, non la conosci già? Io sì, naturalmente, ma Pollyanna è andata solo in ospedale o al parco e quindi non ha visto nient'altro. Per questo voglio ritardare un po' la sua partenza e farle conoscere con calma la nostra città. Mi sembra un'ottima idea. Allora, adesso sei contenta di essere venuta a trovarmi? Puoi dirlo. Mi spiace di averti fatta tanto soffrire, Pollyanna. E grazie. Grazie infinite, Pollyanna. Sì, tesoro. Sarà il mio modo per dirti arrivederci a presto. Mettetelo pure lì. Sì, lì va bene. Non sembra più la stessa casa. Veramente, Bridget. È meraviglioso. Pollyanna, perché non facciamo le cose in grande e non invitiamo anche i tuoi amici? Che bello, così potrò invitare alla festa anche James e Mickey. Non so come ringraziarti. James e Mickey saranno entusiasti di parteciparvi. Ma io veramente non stavo parlando di... Sarà bellissimo, zia Ruth. Anzi, già che ci siamo, perché non invitiamo tutti i bambini di quella casa? Ma cosa dici, Pollyanna? Ti sono già tanto grati per la generosità che hai dimostrato nell'aiutarli in passato. Ma questa festa per loro sarebbe veramente il massimo. Non immagini quanto sia felice. Questa festa sarà molto, 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 molto bella, ne sono sicura.